Cala il sipario su anteprime a Pietrasanta e lo fa con le note della blues band del grande scrittore britannico Ken Follett. Piazza Duomo in delirio e strapiena di gente, un colpo d'occhio impressionante ed entusiasmante per l'evento finale di un festival che ha calamitato l'attenzione nazionale e richiamato nella piccola Atene migliaia di appassionati di letteratura e non solo. Brani originali e tante trascinanti cover nel programma della band Damn Right I Got the Blues. ZZ Top, Rolling Stones, New York Dolls tra i gruppi omaggiati dalla band per due ore di concerto che hanno fatto scatenare cultori e non di musica rock, giovani e meno giovani. Si chiude così anteprime 2011, ma il successo è stato tanto travolgente e l'attenzione dei media nazionali e non tanto calorosa che l'amministrazione comunale Pietrasantina non può che proiettarsi già nel futuro. Tra le parole che resteranno nella memoria, quelle del saggio Roberto Vecchioni, del caustico Vauro Senesi, dell'ironico Giorgio Faletti e di tanti altri protagonisti della scena culturale italiana e internazionale come Luca Telese, Abraham Yehoshua, Stefano Bollani, Tom Rob Smith. Perché leggere non solo fa bene, ma è anche fondamentale per l'uomo, come sintetizza bene il pensiero che ci esprime Valerio Massimo Manfredi. Non sarai mai un uomo completo se non leggerai le esperienze di tutti gli altri uomini.